Buonasera, siamo a martedì 23 aprile, spazio elettorale di Paolo Basone, candidato al Consiglio Comunale di Mazara del Vallo nella lista dei futuristi a sostegno, come ormai sapete, della candidatura a sindaco dell'avvocato Mariella Martingiglio. Buonasera, candidato Buonasera, Basone, buonasera. bentornato negli spazi elettorali di Televallo. Dicevo, siamo a martedì 23 aprile, le festività di Pasqua e Pasquetta, nonostante lo scirocco comunque sono già trascorse, ora si ritorna nel vivo di questa campagna elettorale che va a concludersi tra qualche giorno. In queste festività, insomma, la campagna elettorale ha fatto sosta o hai continuato come di consueto? Assolutamente no, non ci siamo fermati assolutamente per queste feste di continuare a fare la campagna elettorale perché si va avanti nel fare capire ai cittadini mazzaresi qual è il progetto da portare avanti, qual è la cosa giusta da portare avanti, qual è la persona giusta da portare ad amministrare la nostra città. E io continuerò fino all'ultimo giorno, che è il 28 aprile, a portare avanti il nome del candidato sindaco Mariella Martingiglio. Mariella Martingiglio, perché continuo sempre a dirlo, è la persona giusta per Mazara, la persona giusta perché è un progetto che è iniziato con l'amministrazione Cristaldi 10 anni fa, è un progetto che deve essere ancora portato avanti nei prossimi anni. È quel progetto che è stato realizzato nel passato e sarà quel progetto futuro dove ci sono in campo tanti di quei progetti da realizzare, tante di quelle cose da fare che Mazara del Vallo diventerà il fiore all'occhiello della provincia di Trapani. Molti mi chiedono perché ho deciso di scendere in campo io in questa amministrativa. Io sono sceso in campo per un semplice motivo. Sono sceso in campo perché voglio dare il mio contributo alla città di Mazara del Vallo. Voglio sposare il progetto dell'amministrazione Cristaldi iniziato 10 anni fa e lo voglio portare avanti assieme alla candidatura del candidato sindaco Mariella Martingiglio. Voglio portare avanti progetti che ho visualizzato, abbiamo visto assieme, che sono progetti che saranno realizzati per il futuro di Mazara del Vallo. Sono tante cose importanti per Mazara del Vallo. Queste cose importanti sono quelle piccole cose che renderanno Mazara del Vallo una bella città, ancora più bella di quella che è oggi. Vi ricordo sempre di ricordare com'era Mazara nel passato. Mazara del Vallo nel passato era una città, prima dei 10 anni dell'amministrazione Cristaldi, fatiscente, brutta, non era curata, c'erano tantissime cose che non erano messe in attenzione, per la nostra città. Con l'amministrazione Cristaldi, negli ultimi 10 anni, si è portato la nostra città si è portata a una rinascita, a vivere veramente la nostra città. C'è molte cose sono state realizzate, tra cui il lungomare, tra cui facciamo un Sì. lungomare, parco giochi, il teatro Garibaldi, la casba, l'ospedale di Mazara, la sopraelevata, il collegamento della sopraelevata della statale con il porto di Mazara, e tantissime cose che oggi il cittadino mazzarese, visto che ormai è stato realizzato, sembra che non è stato fatto nulla per Mazara del Vallo, invece non è così. Invece non è così. Ecco, a proposito di cittadini, vi ho visto in giro in questi giorni, assieme a Cristaldi, alla Martingiglio e a tanti altri candidati al Consiglio Comunale, come dire, andare in giro un po' per la città. Quando entrate in un esercizio pubblico o vi fermate con qualcuno per strada, cosa vi Franco, è chiedono? meraviglioso. Io vedo la città di Mazara del Vallo che risponde bene perché capisce cosa è stato fatto nel passato fino ad oggi. Capisce cosa c'è in gioco soprattutto. Sì, il futuro di Mazara del Vallo, il futuro di Mazara del Vallo, perché dare nelle mani la città, la nostra città a candidati che oggi non hanno idee, non hanno progetti, non hanno qualcosa di definitivo. Cioè, non è altro che qualcosa di copiato. Il vero progetto è quello che è stato realizzato nel passato, l'amministrazione Cristaldi, è quello che sarà portato avanti per Mazara del Vallo. Ti
Ti faccio un esempio. Sì. Si è parlato, ad esempio, a Mazara del Vallo, che non ci sono cestini per la raccolta differenziata, per quanto riguarda nel centro città di Viseu. Questo è uno dei tanti progetti che sarà realizzato a Mazara del Vallo, dove il cittadino che cammina per il centro e via di seguito avrà i cestini differenziati, cioè in quattro reparti, dove sarà per la carta, per la plastica, per il vetro, per in più, non ti nascondo a dire, un'altra cosa essenziale che ho chiesto è quello della raccolta delle feci dei cani. Gli animali che sono che in giro con i padroni, sì, fanno le feci in giro, chi la raccoglie deve avere la possibilità di poter depositare le proprie feci dell'animale. Ci sono tante cose che per Mazara sono in campo, progetti che sono indispensabili, che sono quello sì, che faranno rinascere la città di Mazara del Vallo stesso. Ti faccio un esempio, dice, ma l'amministrazione Cristaldi ha amministrato per 10 anni. Perfetto, l'amministrazione Cristaldi ha amministrato per 10 anni, questi 10 anni, cari concittadini, sono stati la creazione, o per meglio di dire, la preparazione di una fondamenta del castello di Mazara del Vallo. Mazara del Vallo era un castello distrutto, Mazara del Vallo era frantumato. In questi 10 anni l'amministrazione Cristaldi è riuscita a ricostruire questo castello, è riuscita a mettere su questo castello che oggi deve essere, con i prossimi anni, con la candidatura e la prosecuzione dell'avvocato Marella Martingiglio, l'abbellimento della nostra città, il portare la nostra città a essere ancora più bella di quella che è oggi. Dobbiamo apprezzare quello che è oggi la nostra città di Mazara del Vallo. E vi ricordo una cosa, che la candidata a sindaco, Marella Martingiglio, non farà distinzione per quanto riguarda cittadini di serie A o serie B. Centro, periferia o qualunque altra cosa, sono tutti uguali. Sarà messo in evidenza qualunque problema del cittadino a supporto per le strade, le luci, l'illuminazione, qualunque cosa sia. Non è vero, non dobbiamo pensare che il candidato sindaco ha dimenticato la periferia, vi dico, assolutamente no. Saranno tutte le vie di Mazara, tutti i cittadini di Mazara trattati e messi e ascoltati tutti in ugual modo. Ovviamente nell'eventualità dell'elezione sarà poi, come sempre accade, ed è giusto che sia così, sarà la Martingiglio il sindaco di tutti, comunque il sindaco di tutta la città. Sarà il sindaco di tutta la città, sarà il sindaco di Mazara 2, sarà il sindaco di Costiera, sarà il sindaco del centro città, sarà il sindaco delle periferie, sarà il sindaco di ognuno di noi. L'importante, cari concittadini, è votare bene, scegliere, fare la scelta giusta. La scelta giusta è quella di portare avanti, proseguire il progetto che è iniziato 10 anni fa e portare avanti il progetto nei prossimi 5 anni. E perché no? Negli altri 5 anni ancora, sempre con l'aiuto del nostro Presidente, l'onorevole Nicola Cristaldi. L'onorevole Nicola Cristaldi non ci abbandona. L'onorevole Nicola Cristaldi sarà con noi per continuare ad amministrare e portare avanti la città di Mazara del Vallo, sempre come dice lui, capitale del Mediterraneo. Capitale del Mediterraneo portata allo sviluppo della città di Mazara del Vallo nel turismo. Caro Franco, molti concittadini ancora non sanno, tra gli assessori disegnati nell'amministrazione Cristaldi, con la candidatura dell'avvocato Marella Martingiglio, c'è una persona non indifferente, una persona dove è molto conosciuta a Mazara del Vallo, che gestisce l'Ops Hotel. Questa persona è il punto di riferimento, non lo sottovalutiamo, per la città di Mazara del Vallo. Se noi puntiamo allo sviluppo di Mazara del Vallo sul turismo, non ci può essere nient'altro che questa persona che può fare il bene per la nostra città, per portare turisti alla nostra città, per far diventare Mazara del Vallo un via vai di persone, dove portare economia, dove portare sviluppo, dove portare i ristoranti, alberghi,
e perché no, studenti di diciottenni che vogliono intraprendere degli studi, io vi do un consiglio: iniziate a studiare le lingue, iniziate a studiare le lingue. Mazara del Vallo si svilupperà nel turismo e ci sarà bisogno di persone che sanno parlare le lingue straniere. Non possiamo ancora noi aspettare che vengano i turisti e noi non sappiamo dialogare con il francese, con l'inglese, col tedesco, con lo spagnolo. Dobbiamo trovarci pronti e preparati ad affrontare anche questo. E io direi che, ovviamente lo ricordo a tutti voi, che nel contesto di questo progetto c'è ovviamente la candidatura al Consiglio Comunale di Paolo Basone nella lista dei futuristi. Siamo davvero in chiusura, complimenti comunque per l'intervento, a De Maiora come si usa dire. Del resto la data di scadenza si avvicina, 28 aprile, elezioni per eleggere Sindaco e Consiglio Comunale. Grazie candidato Basone. Grazie a voi, buonasera. Buonasera, alla prossima.